Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi nuovo video. Oggi ragazzi voglio raccontarvi di un caso davvero terribile. È considerato uno dei delitti più efferati degli ultimi anni e sappiate che questo caso ha in mezzo tanti elementi che a YouTube non piacciono, quindi dovrò per forza usare delle parole per sostituire altre parole. Cercherò comunque di farmi capire, perdonatemi perché mi rendo conto che forse in un certo senso fare dei video così fa anche un attimino perdere il significato vero delle situazioni, posso capirlo, però penso che mi seguano delle persone abbastanza intelligenti per capire che se io uso dei termini alternativi non è perché io mi diverta. Ma iniziamo immediatamente a parlare di questo caso. Allora, la vittima di questo caso è un ragazzo, si chiama Luca Varani. Luca Varani è un ragazzo di 23 anni originario dell'ex Jugoslavia e adottato da una famiglia romana. Luca Varani purtroppo è la vittima della nostra storia perché è venuto a mancare in un modo terribile. Durante un festino in un appartamento nella periferia di Roma. Ma cosa è successo esattamente? Partiamo da un fatto molto molto importante. È sabato 5 marzo del 2016, l'orologio segna le 18:50 in punto. La centrale operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma riceve la notizia di un delitto. La denuncia arriva da un avvocato, suo cliente, che poi risulterà anche suo padre. Afferma di aver fatto fuori un ragazzo e di volersi consegnare alle forze dell'ordine. L'informazione viene quindi inoltrata alla caserma dei Carabinieri di Piazza Dante e a ricevere la chiamata è il maggiore Lorenzo Jacobone, che la prima cosa che fa è controllare che la segnalazione sia veritiera. Di conseguenza manda una pattuglia in un appartamento della Collatina, un quartiere est di Roma. Le prime informazioni del maggiore Jacobone ben presto trovano conferma. La pattuglia inviata al quartiere Collatino di Roma a verificare le affermazioni dell'avvocato che ha fatto la chiamata riscontra la presenza di un uomo di circa 30 anni che dichiara di aver commesso un crimine terribile. Ha fatto fuori un ragazzo. Il suo nome è Manuel Foffo. Il maggiore Jacobone trova Manuel Foffo seduto in una macchina sui sedili posteriori. È molto provato ed in lacrime confessa nuovamente. Racconta quindi la sua versione dei fatti al maggiore Jacobone, una versione che per l'appunto ha già raccontato al suo avvocato, ossia a suo padre. Manuel in effetti riferisce di aver fatto fuori un ragazzo, ma non sa dire effettivamente altro, è ancora molto confuso e sotto shock. Afferma di aver commesso il crimine uno o due giorni prima assieme al suo amico Marco Prato. La cosa peggiore però a mio parere ragazzi è questa. Manuel racconta di aver lasciato la vittima nel suo appartamento al decimo piano di un palazzo in via Iginio Giordani. Il maggiore Jacobone lascia Manuel Foffo con dei militari e si dirige in tutta fretta all'interno del suo appartamento. Jacobone esattamente non sa cosa troverà dietro la porta dell'entrata di quell'appartamento. Potrebbe trovare l'amico di Manuel Foffo, Marco Prato, potrebbe trovare la vittima o ancora potrebbe non trovare nulla. Perché in realtà il maggiore non è molto convinto della versione di Manuel Foffo. Spera che sia tutta un'invenzione, una fantasia, un delirio. Però quando apre quella porta, il maggiore nota che all'interno dell'appartamento è tutto a soqquadro. Poi si dirige verso il bagno e inizia a notare le prime tracce ematiche, quindi le prime tracce di sangue. Le tracce continuano e conducono il maggiore in camera da letto. Jacobone a questo punto nota il corpo di qualcuno nascosto da un piumino. Si limita solo a verificare che la vittima non sia più in vita per poi lasciare l'appartamento. Quindi quella di Manuel Foffo non è né una fantasia né un'invenzione, purtroppo. Resta però da verificare l'effettiva esistenza di un complice, quindi questo tizio di nome Marco Prato. Manuel sostiene di averlo visto la sera prima e di averlo lasciato in un albergo non lontano da Piazza Bologna. Prima di salutarlo, Marco Prato ha confessato a Manuel l'intenzione di volersi togliere la vita. A questo punto entra in azione il luogotenente Mauro Fioravanti, che avvisato dal maggiore Jacobone, dopo i primi accertamenti riesce ad individuare l'hotel. Si chiama Hotel San Giusto. Di conseguenza i carabinieri agiscono in fretta perché sono consapevoli che Marco Prato potrebbe fuggire, potrebbe far perdere le tracce di sé, oppure, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe togliersi la vita. È arrivato il giorno prima, attorno alla mezzanotte, prendendo una stanza per due notti e pagandola in anticipo. Verso le 6 del mattino si è ripresentato alla reception per farsi prestare una penna, chiedendo di non essere disturbato per nessuna motivazione, neanche per le pulizie. Gli inquirenti si affrettano a salire le scale dell'hotel per raggiungere la stanza di Marco Prato, ossia la numero 65. Alcuni clienti durante la notte si sono anche lamentati di alcuni rumori che provenivano dalla sua stanza, in quanto Marco Prato ha continuato ad ascoltare una canzone ad alto volume per tutto il tempo, ossia Ciao amore ciao di Dalida. I carabinieri arrivano dinanzi alla stanza 65, provano a suonare, a bussare, ma non ottengono risposte e quindi sono obbligati a sfondare la porta. Quando entrano nella stanza, il telefono di Marco suona ancora quella canzone, mentre il ragazzo è riverso a terra con il capo sotto il letto. Addosso ha solo dei collant neri.
e sulle unghie ha residui di smalto colorato. Nella camera d'hotel vengono trovati dei flaconi di barbiturico, probabilmente utilizzati da Marco nel tentativo di farla finita. Il ragazzo però, nonostante sia incosciente, è ancora in vita. I carabinieri quindi chiamano immediatamente un'ambulanza e Marco viene portato all'ospedale Sandro Pertini, a Roma. Manuel Fofo nel frattempo viene condotto al comando dei carabinieri di Piazza Dante, dove deve affrontare con il pubblico ministero Francesco Scavo il suo primo interrogatorio. L'interrogatorio inizia e la prima cosa che dice Marco è: sono colpevole, lo ammette proprio. Il punto è che Manuel non era solo. Sostiene che a colpire la vittima, di nuovo, c'era un altro ragazzo con lui, ossia Marco Prato. A questo punto gli inquirenti chiedono a Manuel chi sia la vittima, ma lui sostiene di non sapere neanche quale sia il suo nome, o comunque probabilmente si è rappresentato ma lui neanche se lo ricorda. Quindi abbiamo un fatto: Manuel Fofo, la vittima, non la conosceva. Gli inquirenti quindi a questo punto devono riuscire a identificare la vittima e l'unico modo che hanno è farlo tramite un telefono. Infatti il numero di cellulare della vittima è salvato sul telefono di Marco Prato. Gli inquirenti hanno trovato il telefono di Marco Prato in albergo, cercano di verificare questo dato e trovano effettivamente delle immagini associate ad un numero di telefono e scoprono che il nome di questa persona è Luca Varani. Questo è il nome della vittima. Il PM a Manuel prova anche a dirgli il nome della vittima, magari con l'intenzione di fargli scattare qualcosa, di fargli ricordare qualcosa, ma Manuel continua a dire: io non me lo ricordo. Manuel in quel momento è ancora in stato di confusione, non ricorda alcuni passaggi. Di conseguenza si limita a rispondere sui fatti più evidenti. E insomma, ammettere di aver colpito qualcuno fino a farlo fuori direi che è un fatto più che evidente. L'interrogatorio di Manuel continua. E quindi gli viene chiesto quale sia stata l'arma del crimine. Il ragazzo risponde che lui ed il suo amico hanno colpito con dei coltelli ed un martello. Il ragazzo ricorda vagamente di aver colpito la vittima, probabilmente sul collo, ma non ricorda esattamente cosa abbia fatto lui e cosa invece abbia fatto Marco Prato. Manuel a questo punto sostiene di essere stato con questo Marco Prato per 2 giorni, mercoledì 2 e giovedì 3 marzo 2016. Hanno fatto un festino a base di Coca-Cola e ci siamo capiti, e poi dopo 48 ore hanno deciso di uscire. I due ragazzi il 4 marzo sono ancora insieme ed è in questo caso che contattano la vittima, ossia Luca Varani. Lo invitano e quindi prende parte anche lui a questo festino. Questo festino è durato per ben 3 giorni, ma Manuel ammette di non aver mai né dormito né mangiato. Quando il pubblico ministero chiede a Manuel quanto sia durato il fatto, a mio parere la sua risposta è davvero terribile, perché Manuel dice testuali parole: non so di preciso quanto sia durato, ma tanto. Infatti la cosa che più mi fa soffrire di questa vicenda è che comunque lui ha sofferto davvero molto. Manuel non ha ben chiaro in testa tutto ciò che ha fatto, ma è consapevole della gravità delle sue azioni. I suoi ricordi sono confusi, ma sa che quel ragazzo non l'hanno freddato in pochi minuti. Purtroppo l'azione delittuosa è durata davvero per tanto tempo. Manuel Fofo non è stato molto preciso, però si è dimostrato collaborativo, fornendo al magistrato i primi elementi sufficienti per emettere i primi provvedimenti di fermo. Manuel Fofo quindi ovviamente viene sottoposto al fermo dal magistrato del primo interrogatorio. Di conseguenza viene immediatamente condotto in carcere. Marco Prato, che era stato portato allo ospedale, si è ripreso e quindi quando viene dimesso anche lui viene arrestato e rinchiuso nel carcere di Regina Coeli. A questo punto i carabinieri di Piazza Dante devono ricostruire gli ultimi 3-4 giorni sia di Manuel che di Marco prima del crimine, ma anche i rapporti precedenti che ci sono stati tra di loro sono importanti. Queste due persone da quanto tempo si conoscono? Sono tanto amiche? Si frequentano spesso? È a questo punto che salta fuori una chat di WhatsApp, dove si capisce prima di tutto chi dei due ha invitato l'altro. È stato Manuel. È chiaro che i due abbiano acquistato davvero un'ingente quantità di Coca-Cola, però gli inquirenti dubitano che abbiano usato totalmente soldi loro. Sono convinti che almeno una parte di quei soldi li abbiano rubati a qualcuno. E infatti il primo passo degli inquirenti è capire dove abbiano reperito così tanti soldi. Arriva la sera del 7 marzo, quando il padre di Manuel Fofo, Walter Fofo, viene ospitato a Porta a Porta, il programma condotto da Bruno Vespa. A questo punto il maresciallo Fioravanti redige una nota di indagine e suggerisce l'acquisizione di una copia registrata del programma. Il padre di Manuel Fofo ammette che suo figlio non ha mai avuto questo grande interesse per la Coca-Cola, non ne aveva idea, in quanto si è sempre comportato come un figlio modello, o meglio, dice suo padre che si è sempre comportato come un ragazzo intelligente, contro la violenza, e molto buono, forse troppo buono. Agli investigatori, in effetti, il racconto di Walter Fofo, padre di Manuel, interessa perché ha descritto molto bene la personalità del figlio, una personalità che non corrisponde assolutamente al comportamento che Manuel ha tenuto. Inoltre, durante la trasmissione vengono anche resi noti degli stralci del primo interrogatorio di Manuel, e questa cosa non va bene. Potrebbe condizionare le future dichiarazioni sia di Marco
che di Manuel. Durante quella puntata di Porta a Porta, il padre di Manuel Foffo sostiene che suo figlio gli abbia detto chiaramente che la persona con cui ha commesso quel terribile atto non la conosce neanche bene, in quanto l'ha vista solo un paio di volte. Ma chi è Marco Prato, quell'altro ragazzo che ha partecipato a questa mattanza? Ebbene, lui è un famoso PR, organizza diverse serate in diversi locali di Roma ed è dichiaratamente omosessuale. Attraverso i suoi profili social ovviamente si descrive come un uomo di successo, un uomo sicuro di sé. Però i fatti accaduti negli ultimi giorni, anche in questo caso, stridono paurosamente con la descrizione che il ragazzo dà di sé. Nella camera d'albergo in cui Marco ha tentato di farla finita, sono stati trovati degli oggetti che a questo punto riescono a far luce un po' di più sulla sua personalità. Perché in quella stanza d'albergo viene trovato un reggiseno imbottito, una parrucca blu, delle scarpe col tacco, è una pelliccia molto appariscente. Marco ha scritto anche una lettera d'addio in cui ha chiesto espressamente di essere seppellito con lo smalto rosso sulle unghie e confessa di essersi divertito sempre di più, andando avanti negli anni, ad essere una donna. Arriva il 9 marzo, quello è il giorno degli interrogatori di garanzia. Alle 10.30 quindi Marco Prato si presenta davanti al PM e al giudice per le indagini preliminari. Il giudice a questo punto gli chiede: in relazione all'accusa di aver partecipato insieme a Manuel Foffo a questo terribile atto, si dichiara colpevole o innocente? Marco risponde: sì, sono colpevole, ma non così. Non descritto così, non è accaduto questo. Di conseguenza Marco ecco che spiega la sua versione dei fatti. L'appuntamento per questo festino è scaturito da una chat di WhatsApp. Si sono semplicemente messi d'accordo, ma entrambi erano ben felici di organizzare questo festino, insomma. Marco puntualizza dicendo che inizialmente Emmanuel lo aveva invitato giovedì, poi però ha anticipato a martedì. A questo punto gli inquirenti trovano le chat tra Manuel Foffo e Marco Prato. Sono del 29 febbraio e Manuel Foffo invita Marco Prato a casa sua chiedendogli di procurare della Coca-Cola. Lo informa anche di avere a disposizione 150 euro. Marco Prato acconsente all'invito e quindi il giorno dopo si dirige a casa di Manuel Foffo. È quindi il 1 marzo del 2016 e circa alle 23.30 inizia questo benedetto festino. I due si fanno recapitare a casa da un contatto di Marco Prato questi 150 euro di sostanzina particolare. Ma sappiamo bene che il festino è durato per 3 giorni e i ragazzi hanno consumato molta più sostanza. 150 euro è niente. Infatti dall'interrogatorio del 9 marzo di Manuel Foffo emerge che nel giro di 3 giorni non hanno speso 150 euro ma 1500 euro. A Manuel in effetti oltre a quei 150 euro ha fatto altri prelievi al bancomat. Ma circa 1000 euro non sono né di Manuel né di Marco. Quindi la domanda è: dove diamine hanno preso tutti quanti questi soldi? Ebbene, Manuel sostiene che il 1 marzo, quindi la prima sera del festino, non sono sempre stati solo lui e Marco, perché alla serata a un certo punto si è aggiunto anche un certo Giacomo. Giacomo lo conosce Marco Prato, quindi è lui che lo invita. Giacomo quindi accetta l'invito, va al festino. Però dopo una breve permanenza viene allontanato in un modo un po' troppo frettoloso. Fortunatamente gli inquirenti hanno in mano sia il telefono di Manuel che il telefono di Marco. Quindi controllano le chat di Marco Prato per capire che ruolo abbia avuto Giacomo nella vicenda. Ebbene, tra un messaggio e l'altro si capisce tranquillamente che Giacomo è solo un amico di Marco, un amico a cui Marco ha rubato il bancomat. Ovviamente siamo in un festino un po' particolare, quindi potete immaginare a cosa possa servire un bancomat. Evidentemente Giacomo lo ha tirato fuori con uno scopo ben preciso. Non l'ha ritirato subito e quindi Marco ne ha approfittato per farlo sparire. L'hanno poi allontanato da casa il prima possibile per non fargli capire nell'immediatezza che l'aveva perso, perché presto o tardi Giacomo se ne sarebbe comunque accorto. Infatti gli inquirenti trovano anche dei messaggi di Giacomo che chiede a Marco di restituirgli il suo bancomat. Marco però era troppo occupato a prelevare i soldi dal suo conto per rispondergli. Manuel ammette candidamente che è vero, dal bancomat di Giacomo sono partiti circa 1000-1200 euro. Altri 300 euro, sostiene Manuel, li ha prelevati lui, e quindi ecco che ben presto raggiungiamo la fatidica somma di 1500 euro. Che cosa emerge in tutto questo? Che Marco Prato non ha sganciato manco una lira. I carabinieri si mobilitano per cercare di capire se le dichiarazioni di Manuel sono veritiere. Controllando le telecamere a circuito chiuso dei vari bancomat presenti in prossimità della casa di Manuel, ben presto i carabinieri hanno un riscontro. I ragazzi sono sempre andati allo stesso bancomat a prelevare. Non hanno neanche pensato di cambiare bancomat ogni tanto. Hanno prelevato tutto dallo stesso bancomat. Questo ve lo dico ovviamente per sottolineare il fatto che questi ragazzi, a mio parere, la forza e la capacità di nascondere un crimine non ce l'hanno mai avuta. Hanno commesso il fattaccio e poi si sono resi conto di quanto siano state raccapriccianti le loro gesta. Quando i carabinieri chiedono a Manuel perché c'è stata la volontà di recuperare così tanta Coca-Cola, Manuel risponde: perché la Coca-Cola porta a volere altra Coca-Cola.
È esattamente come per un alcolista, un bicchiere di vino porta ad un altro bicchiere di vino. Tra l'altro, una citazione molto famosa di Vasco dice esattamente queste parole. Sì, vi sto parlando di Vasco Rossi. Lui dice: la Coca-Cola all'inizio la vai a comprare tu, poi è lei che si va a comprare da sola. E se lo dice Vasco Rossi, ragazzi, dobbiamo crederci per forza, perché solo Dio lo sa che cosa abbia fatto questo uomo nella sua vita. Ma Giacomo non è l'unico ad essere intervenuto in quel festino. In quanto, secondo quanto affermano entrambi, ad un certo punto, un tale di nome Alex avrebbe fatto ingresso nell'appartamento. Alex è un ragazzo che Manuel ha conosciuto un paio di mesi prima in una pizzeria in via Tiburtina. Per gli inquirenti arriva il momento di ascoltare chiunque avesse avuto a che fare con Manuel e Marco, col fine di capire se avevano informazioni utili non solo per ricostruire la tragedia, ma anche per far luce sulla loro personalità e sul rapporto che c'è tra i due. Il primo quindi ad essere convocato al comando di polizia di Piazza Dante è Alex. Il ragazzo sostiene di aver ricevuto alle 3:30 della notte del 2 marzo una chiamata da Manuel Foffo. Alex sostiene che Manuel gli ha detto queste parole: ciao bello, che stai a fa? Io sto qui a casa, sto facendo un festino, se hai voglia di venire, ci sta vodka ed altre sorprese. In quel momento purtroppo Alex non ha una casa stabile in cui vivere, quindi gli risponde: più che fare un festino preferirei venire a dormire perché non so proprio dove andare. Alle 4 del mattino Alex arriva a casa di Manuel Toffo. Quella che si trova dinanzi a Alex, a detta sua, è una situazione alquanto inquietante, in quanto sostiene che è appena entrato in casa, ha guardato alla sua sinistra e ha visto un tizio che ha iniziato a parlare con una voce femminile. È vestito da donna e porta anche i tacchi. Quello è Marco Prato e ha anche addosso una parrucca blu che gli inquirenti hanno poi ritrovato nella sua camera d'albergo. Alex guarda Marco, è un po' stranito, ma fa finta di niente. Si siede sul tavolo del salotto, però sente immediatamente attorno a sé un'aria tanto pesante, un'atmosfera molto molto cupa e pesante. Manuel infatti fissa Alex in modo alquanto inquietante, mentre Marco inizia a insistere per fargli bere un cocktail preparato proprio da lui, in persona. Alex sostiene che in quel momento ha capito che c'era qualcosa che non andava, perché sul tavolo del salotto era presente solo una bottiglia, non c'erano altri bicchieri. Alex abbozza, fa finta di niente, beve metà di quel cocktail e si rende conto che sicuramente ha dentro qualcosa, perché ha anche un sapore strano. Quando Alex inizia a consumare questo cocktail, Marco Prato inizia a fargli delle avance davvero molto pressanti. Alex sostiene che in quel momento l'atmosfera nella stanza è palese. Sembra che stiano aspettando il momento giusto per fargli qualcosa. Non intende che avevano intenzione di fargli del male. Più che altro, Alex aveva la sensazione che quella fosse una trappola per convincerlo a fare cose con Marco. Dopo poco, infatti, Alex se ne va via dall'appartamento e litiga anche con i due, ma sente che se ne deve andare, sente che deve uscire da quella casa prima che gli venga fatto qualcosa. Ad un certo punto la faccenda cambia drasticamente perché Marco, avendo capito, dice a Manuel: ma mandalo via, di questo qui non ce ne facciamo niente. Manuel quindi a questo punto guarda Alex e gli dice: è meglio se te ne vai. Gli inquirenti a questo punto provano a mettere il focus su Marco Prato e chiedono a Manuel quali erano i suoi comportamenti. Manuel dice: lui, Marco, mi incitava a chiamare i miei amici ed io ero molto scettico su questa cosa. Qua c'è stato un chiaro mio errore di calcolo, perché io questa gente l'avrei anche chiamata con serenità, tranquillamente, per stare a casa mia con me e con lui. Però lui invece, a conti fatti, voleva chiamarli perché aveva una finalità ben precisa, ci voleva fare delle cose. Contemporaneamente Marco Prato cambia totalmente versione e gli dice che in realtà Manuel gli ha confessato qualche sua fantasia un po' estrema. Quindi Marco cerca di convincere Manuel a chiamare dei suoi amici anche per stemperare l'atmosfera, in quanto, a detta sua, Manuel aveva iniziato a raccontare a Marco una sua fantasia in particolare. Manuel ha la fantasia di voler fare violenza su qualcuno. Le versioni di Marco e Manuel qui iniziano a divergere completamente. Gli inquirenti, quindi, per avere un quadro più chiaro dei comportamenti sociali di entrambi, iniziano a convocare familiari e conoscenti di entrambi i ragazzi in caserma. E a dirla tutta, le testimonianze che fanno emergere qualcosa sono quelle fatte da alcuni ragazzi, i quali raccontano che in occasione di qualche evento organizzato da Marco hanno ricevuto da lui delle avance davvero insistenti. Qual è il modus operandi di Marco? Ebbene, Marco promette di offrire Coca-Cola a volontà.
li invita tutti quanti a casa sua e poi prova a convincerli ad avere rapporti con lui. Quindi possiamo tranquillamente dire che Marco Prato tutti questi ragazzi li ha adescati con la promessa di offrirgli qualcosa, ma pretendendo di avere qualcosa in cambio da loro. Marco Prato, quando riceve queste persone a casa sua, gli fa vedere pure dei filmati birichini, proprio con l'intenzione di proiettarli totalmente in una dimensione di tal tipo. E in effetti in molti casi Marco riusciva anche a far emozionare questi ragazzi, anche perché Coca-Cola fa questo effetto. E tra l'altro Marco era pure bravo ad accorgersene, quindi appena si rendeva conto della cosa iniziava ad essere pressante in maniera davvero esagerata. E in effetti Marco Prato nell'interrogatorio del 6 marzo sostiene di essere omosessuale, sì, ma di essere attratto dai ragazzi eterosessuali. A questo punto ci sono più elementi in ballo. Marco nei confronti di Alex ha avuto dei comportamenti davvero al limite. Ha cercato di fargli bere un cocktail da lui preparato, ma aveva uno strano sapore. La Coca-Cola è l'elemento perenne che serve ad attirare persone a casa di Manuel. Tutti i ragazzi che ci vanno ricevono delle avance indesiderate. Nel passato Marco ha fatto parecchi avance, ma tutti ragazzi eterosessuali, cercando anche di portarli per l'appunto in una certa dimensione per farli emozionare. Insomma, questo Marco io lo trovo alquanto sospetto, e non solo io, lo trovano sospetto anche gli inquirenti. Molti testimoni, tra l'altro, ascoltati dai carabinieri, hanno ammesso alla fine di aver ceduto alle avance di Marco. Alcuni raccontano di aver fatto quelle cose in preda allo stordimento, perché Marco, i suoi cocktail dal sapore strano, non li ha preparati solo al festino di Manuel, ma erano una costante che peraltro lo facevano arrivare al suo obiettivo. Come se non bastasse, i carabinieri riescono a trovare una denuncia di scomparsa, poi ritirata, fatta da dei genitori di un ragazzo che si è reso irreperibile per una notte intera. Il suo cellulare era morto, non rispondeva e nessuno sapeva dov'era. Viene fuori che quel ragazzo, la notte in cui è scomparso, l'ha passata in compagnia di Marco Prato. Il ragazzo quindi dice: lui aveva della vodka in frigo, prende due bicchieri, versa da bere, la Coca-Cola è già lì pronta. Ricordo che non riuscivo più a controllare la mia volontà, in quanto il bere e la Coca-Cola sono andati avanti per un paio d'ore. Ricordo chiaramente i suoi approcci, ma li ricordo diradati nel tempo. Mi ricordo che ad un certo punto non ho avuto più la forza di respingerlo e ha fatto tutto lui, da solo. Gli investigatori a questo punto iniziano a chiedersi se non possa essere proprio questo lo scenario in cui è venuto a mancare Luca Varani. Arriva l'alba del 4 marzo 2016. Marco Prato e Manuel Toffo sono al terzo giorno di eccessi ed è in questo momento che escono di casa, si mettono in macchina e vanno a cercare un tizio che possa andare con loro. Girano per un bel po', ma oramai sono le 5 del mattino, quindi non trovano una beata mazza. È a questo punto che a Marco viene in mente di contattare Luca Varani, che a detta sua fa cose a pagamento. Ci siamo capiti. Marco sostiene che Manuel vuole attuare la fantasia di far violenza su qualcuno, ma in realtà la versione di Manuel è ben diversa. Lui dice che hanno deciso di uscire in macchina, racconta il viaggio che hanno fatto e poi di colpo si blocca e dice: ah, c'è un'altra cosa che devo dire ed è importante. Manuel sostiene che già la sera prima di quella tragica mattina volevano attuare il folle piano di andare a prendere una persona con l'inganno per poi farle del male. Ma quindi, qual è la verità? Marco chiama Luca perché vuole attuare la fantasia di Manuel? Oppure la verità è che già dalla sera precedente i due hanno attuato questo folle piano? Anche perché erano due giorni che in pratica non dormivano e non mangiavano? A me la versione più plausibile, chissà perché, pare quella di Manuel. A questo punto Marco contatta Luca Varani, che arriva a casa loro il 4 marzo verso le 9 del mattino. A questo punto Marco e Manuel gli fanno bere il cocktail dal sapore strano che solitamente prepara Marco. Dentro quel cocktail c'è il GHB. Fate una ricerchina su Google, perché io non posso dire esattamente cosa sia perché altrimenti YouTube si emoziona, ma credo che a questo punto possiate immaginare. Questo in realtà è un farmaco. In Italia è stato approvato per la terapia contro la dipendenza da alcol ed è stato anche usato per trattare la depressione clinica e l'insonnia. Il GHB ha degli effetti tipo l'alcol, quindi ci si sente storditi, non si capisce nulla e talvolta purtroppo si sviene anche. Luca quindi beve questo cocktail, Marco inizia a fare delle cose con lui, Luca però di colpo si sente male, quindi corre in bagno e va a vomitare. È a quel punto che è iniziato tutto. Manuel sostiene che Marco abbia detto esplicitamente, mentre Luca era in bagno: noi dobbiamo farti fuori. E per Manuel quello è stato il segnale. Sono andati insieme in bagno e hanno iniziato a colpirlo. Lo colpiscono più volte, con due coltelli e un martello. Quindi il resto di questa mattanza la possiamo desumere solo da ciò che raccontano Manuel e Marco. Una cosa è certa: tutto questo è durato per almeno un paio d'ore. Marco invece sostiene che è consapevole che hanno iniziato a colpirlo in bagno, però lui ricorda che
erano già in camera da letto. E sostiene che lui in realtà ad un certo punto si è fermato. Marco racconta che a un certo punto ha cominciato a fare avanti e indietro, cercando di calmare Manuel, ma lui era totalmente accecato dalla rabbia. In quel momento impugnava il martello, poi ha preso il coltello. Marco cerca di affibbiare quasi tutta la colpa a Manuel, perché sostiene che lui non ha rincominciato a colpire ad un certo punto. Anzi, ha continuato a uscire dalla stanza perché non sopportava di vedere cosa stava facendo Manuel. Manuel invece dal canto suo dice chiaramente che l'hanno colpito assieme. Altre volte Manuel sottolinea che effettivamente l'hanno colpito separatamente, però in ballo c'erano entrambi. Non è che Marco era lì così mentre Manuel faceva del male a Luca. No, hanno fatto del male a Luca entrambi. Anche in questo caso chissà perché la versione di Manuel mi sembra più credibile, anche perché da quello che dice Marco, praticamente hanno iniziato a colpirlo in bagno, poi si sono spostati in camera da letto e a quel punto lui non ha fatto più niente. Ma quindi Marco, per un'ora e mezza, che diavolo ha fatto? Ha fatto avanti e indietro dalla camera da letto alla sala senza mai intervenire, o quantomeno senza andartene? Nel momento in cui ti rendi conto che effettivamente Manuel ha perso la testa e tu in questa storia non ci vuoi entrare in tal modo, pendi, alzi le chiappe e te ne vai da quella cavolo di casa. Non stai lì a guardare per due ore Manuel che colpisce peraltro un amico tuo. Verso la fine di questa mattanza Marco diceva che era lì che non sapeva che fare, però aveva capito che l'unico suo desiderio era che Luca smettesse di soffrire. Quindi Marco, a detta sua, gli ha stretto un cavo al collo, ma non è riuscito a mettere fine alle sue sofferenze, quindi è uscito dalla stanza e se ne è occupato Manuel. Manuel invece ricorda tutt'altra versione, perché dice che a mettere fine al tutto è stato Marco conficcando un coltello al cuore di Luca. Secondo la perizia medico-legale, Luca viene a mancare alle 11.30 del mattino del 4 marzo. Dopo averlo fatto fuori, Manuel Toffo e Marco Prato decidono anche di fare un riposino. Non sanno per quanto tempo si sono riposati, perché effettivamente erano 3 giorni che non dormivano, quindi il numero di ore in cui hanno dormito è imprecisato. Quando si svegliano, ripuliscono l'appartamento in modo sommario, si liberano dei vestiti del telefono di Luca e infine si separano. Il corpo di Luca viene ritrovato la sera del 5 marzo dai carabinieri. Ma la domanda che tutti si pongono è: tra Marco e Luca chi diavolo ha sferrato il colpo finale? Il GIP conferma la custodia cautelare in carcere sia per Manuel Foffo che per Marco Prato. Le due ricostruzioni del fatto però differiscono davvero in molti punti. In pratica gli indagati si stanno accusando a vicenda. Manuel ammette di aver colpito, ma Marco nega di aver avuto un ruolo attivo in quella mattanza, dichiarandosi semplicemente uno spettatore inerme. Inoltre Manuel fa anche luce su come abbia incontrato Marco Prato. Manuel racconta che Marco l'ha incontrato la mattina del 1 gennaio 2016, quindi dopo la notte di Capodanno. Ebbene, anche in questo caso Manuel sostiene di aver fatto uso di Coca-Cola per 3 giorni di fila con Marco. E ad un certo punto Marco ha iniziato a provarci con Manuel. Inizialmente Manuel ha opposto resistenza, poi però alla fine Manuel ha ceduto, hanno fatto cose assieme e Marco Prato ha girato anche un video. Quel video crea quindi in Manuel un certo timore, ecco perché continua a frequentarlo. Manuel sostiene che si è sentito in un certo senso ricattato, perché a quel punto ha pensato che Marco avesse una fortissima arma che avrebbe potuto usare in qualsiasi momento contro di lui. Ed era un'arma ben importante per un ragazzo che è stato descritto dal padre a porta come un figlio modello. Ed è dunque per questo che Manuel Foffo organizza un altro festino verso gli inizi di marzo. Vuole tenerlo d'occhio. Marco però ha un'altra versione, bene, dice che Manuel non riesce, non ha il coraggio di definirsi per quello che è, ossia ha davvero paura a dirlo a se stesso, anche perché Marco sostiene che lui e Manuel durante questi festini hanno fatto un sacco di cose per un sacco di volte, ed è successo sia al festino di Capodanno che al festino di marzo. Marco sostiene che a Capodanno, è vero, hanno girato un video, ma su richiesta di Manuel. Era un desiderio di Manuel fare quel video. Lui lo ha semplicemente assecondato. E quindi, è Manuel a cercare Marco per fare delle cose che non oserebbe dire mai neanche per scherzo? Oppure Marco Prato vuole rincontrare Manuel Foffo col semplice fine di farci delle cose? Ma soprattutto, perché quello che racconta Marco gira solo attorno a delle fantasie birichine, quando in realtà hanno fatto fuori un ragazzo? Ebbene, Marco Prato sostiene che Manuel gli aveva parlato molto della sua famiglia, proprio poco prima di uscire per cercare qualcuno a cui fare del male.
Manuel in realtà suo padre lo odiava profondamente, così come odiava profondamente suo fratello. Quindi Marco sostiene che Manuel gli abbia chiesto di far fuori suo padre. Ma ovviamente in quel momento mica potevano mettere in atto quel piano specifico. E questo in teoria ciò che spinge i ragazzi ad uscire di casa e poi a contattare Luca Varani. Alcune dichiarazioni fatte da Marco Prato nel frattempo trapelano e sono riprese dai media. In questo modo ovviamente Manuel viene a sapere cosa Marco ha detto in sede di interrogatorio e chiede un nuovo incontro con il PM il 10 marzo. Manuel lo ammette, dice sì, forse effettivamente sono scattato perché abbiamo iniziato a parlare di mio padre. Però in realtà a condurre il tutto c'è sempre comunque anche Marco Prato. Perché a questo punto sembra che la sua ossessione sia far riconoscere a dei ragazzi eterosessuali di avere in realtà una parte anche omosessuale. A mio parere per questo caso ci sono due chiavi di lettura. O ciò che hanno commesso Marco e Manuel è stata una mattanza dovuta al troppo uso di Coca-Cola, oppure quando si sono incontrati e hanno iniziato a parlare hanno unito le loro frustrazioni. Ma mi spiego meglio. A Marco piacciono gli uomini. Non c'è alcun problema. Il punto è che a Marco piacciono gli uomini eterosessuali e agli uomini eterosessuali piacciono le donne. Questa situazione crea chiaramente una frustrazione in lui. Perché Marco per ottenere ciò che vuole deve usare dei mezzucci orrendi. Non si può permettere di uscire normalmente con una persona, fare quattro chiacchiere, frequentarla e poi fidanzarsi. Quello che vuole Marco è un qualcosa impossibile da ottenere, a mio parere. Manuel invece cova molta rabbia verso suo padre e suo fratello, in quanto suo padre ha sempre pensato che suo fratello fosse migliore di lui, che avesse dei veri ideali, non come Manuel che, secondo il padre, è il classico figlio che segue le orme del papà per cercare dell'approvazione. Anche questo per un ragazzo può essere una grande frustrazione, anche perché il papà di Manuel fa l'avvocato e frequentare giurisprudenza non è proprio una passeggiata. In conseguenza anche Manuel ha iniziato a covare e a far crescere dentro di sé sempre di più una frustrazione che però non ha mai fatto uscire con nessuno, non si è mai sfogato con nessuno, si è sfogato solo con Marco Prato. Ecco perché è scattata la scintilla. Queste due persone hanno mescolato i loro problemi, i loro avvilimenti, le loro frustrazioni ed ecco che si è creata la coppia letale. Nel dicembre del 2016 il PM chiude le indagini e chiede che Marco e Manuel vengano rinviati a giudizio per omicidio premeditato. Il GIP però non accetta l'impostazione del magistrato. Nel rinvio a giudizio dei due indagati quindi fa cadere le accuse di premeditazione. Marco Prato accetta di frequentare il processo col rito ordinario, mentre Emanuel Foffo chiede e ottiene di essere giudicato col rito abbreviato, che consente di ottenere un terzo dello sconto della pena. Manuel quindi viene condannato a 30 anni di carcere. Marco Prato invece deve ancora affrontare il processo. Viene sposato nel carcere di Velletri e inizia ad andarlo a trovare suo padre. Nel corso di molti incontri avvenuti con suo padre, Marco finge palesemente di essere sereno. Sostiene che lui non c'entra niente con quel crimine. Non ha fatto niente, ha fatto tutto Manuel. Marco Prato però in realtà ha alcuni problemi psicologici pregressi, in quanto nel 2011 ha sofferto di depressione e ha pure tentato di togliersi la vita. La prima udienza del processo di Marco Prato viene fissata per il 21 giugno del 2017, ma purtroppo quel processo non arriverà mai a celebrarsi perché Marco Prato si toglie la vita in carcere il 20 giugno del 2017, quindi un giorno prima del processo. In una lettera d'addio lasciata nella sua cella, Marco sostiene che la pressione dei media è insostenibile e le menzogne su di lui non le riesce più a sopportare. Purtroppo la verità è che in questo caso Luca Varani non ha ottenuto giustizia. Si dice che avesse una doppia vita, che frequentasse giri loschi, che si prostituisse. In realtà Luca è stato adottato dai suoi genitori, quindi era un ragazzo profondamente amato. Aveva 23 anni ed era un ragazzo dolce e sensibile, così lo ricordano i suoi genitori. Luca ancora non sapeva cosa fare da grande, però a quell'età è anche normale. Era un ragazzo umile. Infatti ha fatto anche qualche lavoretto, ha fatto per un periodo il carrozziere, poi il barista, poi il pizzaiolo. Nessuno crede che Luca facesse lo gigolo. Tutti sono convinti che Luca a casa di Manuel sia stato attirato con l'inganno. Anche perché Luca Varani aveva una fidanzata da ben 9 anni. Detto ciò ragazzi, secondo me questo caso è davvero molto triste, perché purtroppo quando ci si mette in mezzo qualsiasi sostanza la situazione diventa davvero davvero poco gestibile, specialmente se c'è un abuso così elevato di questa sostanza. Io ovviamente sono dispiaciutissima per Luca Varani, tanto, mi dispiace immensamente perché ha sofferto tanto, perché era un bravo ragazzo, perché non meritava di fare questa fine. In realtà si dice anche che Marco e Manuel abbiano colpito perché volevano semplicemente sapere
che effetto faceva? È verità, a mio parere, al 100% su questo caso non si sa. Però credo anche che in questi casi, quando appunto ci si mette in mezzo una sostanza, sia molto molto difficile anche ricordarsi in modo lucido quello che si è fatto. Anche perché stiamo parlando di un uso smodato, non stop, per 3 giorni. Detto questo, ragazzi, io ho finito di sproloquiare in questo video, ma sono molto curiosa in questo caso di sapere quale sia la vostra opinione. Conoscevate prima di tutto il caso Varani? Ma soprattutto, cosa ne pensate di Manuel e Marco? Fatemi sapere tutto quello che volete qui sotto nei commenti. Io vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure, che continuano a far bene. Ciao ragazze, ciao ragazzi.